Ed ecco come un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna? Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Poli e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... non lo so, come se fosse destino. Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri. E dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava 10. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joey Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già, proprio lui. Dunque, ragazzi, bentornati. Quarto video della serie di Mafia Trilogy, ragazzi. Stiamo andando avanti con la serie. Sono contento che a voi che faccia so, piacere. Joey stava andando vi piaccia questa serie. Fantasticava sulla conquista del titolo. Che diamine! Coglione! Ma cos'è, quindi con gli occhi chiusi? Guarda qui! Io non credo che questo sia una persona come tante. Io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come acquista in città, Joey? No! E a me... a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Vuoi dare la colpa a me? No, signore. È solo che non ho mai fatto incidenti. Ah, beh. Nessun anno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Io fossi lui scapperei. Sono a posto. Il radiatore è un po' ammaccato. Mio cugino... A quanto pare la polizia non vede. È stato un incidente. Ha sbattuto il ragazzo. Mi sa che qualcuno ti ha rifilato una palla. Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joey Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure Morello ha lasciato quel poveraccio morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joey era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava, perdeva la testa. Tu... hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, io e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela. Ullala, vediamo che cosa si intende per spassarsela, anche se penso di avere capito. Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Oh, sì. Poli e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda. E ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla cava. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato... un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mikey che hanno scommesso tutti.
potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Dobbiamo sabotare la macchina. Direbbero truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. In pratica gli dobbiamo fare un lavoro. Puoi portarmi un drink? Quando puoi. Ma certo. Tuo padre te lascia libera per la corsa. Scherza. Mi tocca aiutarlo a traslocare l'intero bar sugli spalti. Vuole assicurarsi che ci sia da bere al momento della vittoria. Allora, raga, a quanto pare ci hanno chiesto non di ammazzare il pilota, perché sarebbe troppo, come si direbbe, squarosa la cosa. Se dovesse sparire il pilota, tutti griderebbero al complotto. La gara è truccata. Invece, se noi gli facciamo un piccolo regalino alla sua macchina, tutti penseranno che ha perso la gara. Buonasera, Tommy. Ehi, Tommy, il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Gli manderà un messaggio. Così, stanotte, prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo. E il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo. C'è un altro tipo, poi. Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su. Renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Quindi, ragazzi, questa è una corsa. Oh, se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlos si è deciso a liberarlo. Beh, buono a sapersi. Dai, raga. Azzardiamo. Occhio alla moto. Chi me la deve toccare? Oddio, raga, io mi ammazzerò, sicuro, è sicuro. No, raga, non ci so fare con la moto. Perché ho scelto la moto? Sei Bobby? Sì. Possiamo portare la mia auto in garage. Ci vorrà un po'. Gli amici di Ralphie sono amici miei. Se hai soldi, certo. Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano liquori. Lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore per rimorchiare una ragazza questo fine settimana. Non farmi parlare. Ne ho viste di cose. Ok, ci siamo. Però, raga, siamo stati bravi. Siamo bravi a guidare. Stiamo diventando sempre più bravi. Questo di sicuro è il garage del nostro caro amico. Eccola qui. Carrozzella serie C del 1929. La migliore. È un peccato sabotarla. Se mi beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Penso che ti raggiungano. Cerca di evitare danni, ok? Devo tornare da Bertone entro 1:30, prima del nuovo guardiano. Sì, è uno stronzo. Lo so.
questo perché dovevamo evitare danni. Sta succedendo. Ci segnalano un furto d'auto a Chinatown. Attendo risposta. A quanto pare abbiamo compagnia. È sparito. Tornate ai vostri compiti. Lo prenderemo un'altra volta. Eccoti. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Guarda qui che gioiellino. Non c'è molto tempo. Io lavoro in fretta. Resta qui. Speriamo. Raga, un minuto non mi basta. Ciao, bellezza. Un minuto non mi basterà se quello è il tempo che mi è rimasto. Ok, è pronta. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Cizia. Puoi dire al signor Salieri... Se non la tenevo prima. Figurati ora. Non lavoro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Dammi le chiavi. Ecco. Le calde, le fughe. Ogni cosa al giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok. Guida con prudenza. Forse non devo fare raggiungere il livello al motore critico. Quindi facciamo che ci arriviamo per poco e poi scaliamo. Tram ha preso, raga. A tutti gli agenti, ricerca sospesa. Ripeto, interrompere la ricerca e tornare a pattugliare. Certo, direi, raga, hanno preso il tram. Grazie al cielo. Tutto a posto. Ora è un vero catorcio. Ok, alziamo i tacchi. Domani sarà un gran giorno. È full gran giorno. Beh, è inutile dire che la gara avrà un esito un po' diverso da quello che si aspettava il nostro avversario. Molto diverso. Allora, alla fine si è messo dal bagno. Io sono lì che prego che abbia portato un ferro. Non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano. Quei due si scrocchiano le dita. Quelli erano energumeni. Erano energumeni altri tuoi medi. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare in tutto il locale. È vero. Non ha chiamato gli sbirri. A volte basta fargli credere che sei pazzo. Tom, avresti un momento? Certo. Mi sa che c'è un problema. Abbiamo un piccolo problema. Appunto. Il capo sta bene? Oh sì, niente del genere. Mikey Don, il pilota, è stato pestato per bene dagli scagnozzi di Morello. Braccio rotto, mascella rotta. È in ospedale, insomma. Gesù. Già, ragazzi, direi che si Mike. Mette molto comunque, male. Correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... Manca soltanto mezz'ora alla partenza, non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere, ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E tu sei il miglior pilota che abbiamo. Altri
altrimenti l'avrei chiesto a qualcun altro. Sì. Ok. Bravi, diciamo. Ralph ti aspetta con la macchina pronta. Scendi subito in quella pista. Quello che può fare, raga, ci apre le braccia, come a dire, beh, fai quello che devi fare. Quindi adesso siamo pure piloti, eh? Direttamente dall'Europa, il grande campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ecco la griglia di partenza, il favorito di Lost Heaven, Mikey Dunn, non parteciperà. Lo sostituisce... Tommy Angelo. Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. I piloti sono schierati, sono pronti a partire. Partiti! Buona fortuna. La tua macchina ha qualche problema. Lichtenberg si ritira, il favorito è fuori dai giochi. Chi sopravviverà alla famigerata prima curva del circuito di Lost Heaven? Si stanno compattando e vedo già dei testa a testa. Questi piloti fanno sul serio. Qualche grazia alla carrozzeria. Vediamo, raga, vediamo di fare le persone lui? Serie. Pete e Wilson perdono posizioni e ora sono vicini a Benefer e Angelo. Non sei all'altezza. Chi è? Guarda qua. Non sei all'altezza. E Kellen resta saldamente al primo posto con il gruppo alle sue spalle. E Kellen è al comando. Murray gli sta alle costole. Può succedere di tutto. Fuori dai giochi, il trio in testa lotta per la prima posizione. Ok, raga, il primo giro è passato. Le prime auto sfrecciano al secondo giro. Bale, Anderson, Angelo, è una lotta serrata, ma c'è ancora tempo. Cristo! Angelo ci mostra una guida aggressiva. Lui? Io. Dai, raga, il primo classificato è lì davanti. Mikey Dunn, il ragazzo è un ottimo rimpiazzo. Pare il nostro avversario si è ritirato. È volato, raga. Gli incidenti capitano. L'uscita di Lichtenberg ha fatto riaccendere la gara. Ora tutti puntano alla vittoria. Dai, raga, distacchiamoli tutti. Distacchiamo tutto il gruppo con una bella tirata. Cristo! La gara si inasprisce, speriamo che non sia nulla di grave. Angelo torna in testa. Angelo è ancora in testa. Riuscirà a restarci? Raga, piccoli incidenti capitano. Nuovo arrivato Tommy Angelo è ancora in testa. Thank you.
senza esclusione di colpi. La corsa è tutt'altro che finita. Dilettante! Non ti preoccupare, che mo io ti vedrò uscire da qua. Il gruppo di testa lotta per la prima posizione. Rosa! Angelo ci mostra una guida aggressiva. Lui? Raga, qualche piccolo incidente ci sta. Le auto stanno iniziando ad allungare le distanze. Allunghiamo, raga. Sono secondo e terzo e aspettano un errore di Angelo. Primi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto qualche incidente, però siamo arrivati primi. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, Tommy! Ecco qui il nostro campione! Ehi, hey Tom, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto di 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. E in qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso. Ci hai fatto fare un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starà indossando un paio di scarpe di cemento, poverino. Poverino. Vieni. Sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un bottone. La corsa è stata grandiosa. Forse l'abbiamo appena trovata. No, no, però regalerò a mia madre un cappotto. bravo ragazzo. Adesso va a fare. Forse l'abbiamo appena trovata una ragazza, raga. Le mie congratulazioni, campione. È stata solo fortuna. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi devi offrire tu. Beh, io penso e ribadisco, ragazzi, che abbiamo trovato la nostra dolce metà. Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così sbronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Lo fai sembrare facile, Tommy. Quando 20 anni fa sono iniziate le corse, molti piloti non tagliavano nemmeno il traguardo. È tutto merito del motore, Ralph. Io sterzavo e basta. Ehi, sai dove Poli? No, è passato dicendo che era affamato. Ok. Beh, divertiti. Lo farò, Tom. Grazie. Tanto, prima di parlare con Poli, raga, parliamo un pochettino con le persone che sono qua. Magari troviamo anche qualcosa per il nostro reparto di collezionabili. Sei un pilota nato, Tom. Per caso hai visto Poli, Dean? Ha detto che andava a mangiare per smaltire la sbronza. Ma non esistono cannole tanto grandi, mi pare. Buoni. E anche quest'anno è finita l'autodromo. Cacchio, ragazzi, buoni cannoli siciliani. Lasciare la struttura entro l'orario. Sei un pilota nato, Tom. Dai, raga, vediamo se troviamo qualche collezionabile, altrimenti GG. Abbiamo già fatto un ottimo lavoro, ma penso che qui dentro troveremo qualcosa. Sesto senso. L'abbiamo trovato, raga. Carta collezionabile. Io ve lo dico. Quando Wolf c'ha il fiuto, noi troviamo qualcosa. Oli e gli altri tuoi amici si sono già scolati metà delle scorte del bar. L'hai trovato? Mi sa che dobbiamo trovare i nostri amici prima che si bevano tutto. E ci lasciano a bocca asciutta. Hai regalato a mia figlia un altro anno di retta scolastica, Tom. Ehi, farei di tutto per voi. Beh, goditi il momento. Ma occupati di Poli prima che faccia sfigurare se stesso e la famiglia. Non lascerò che rovini la giornata al capo. Non preoccuparti, Frank. Lo troverò.
Beh, l'abbiamo capito, raga. Queste parole non mi giungono nuove, specialmente con certi amici miei. Vattela a pigliare prima che faccia danno. La polizia di Lost Heaven vi ricorda che è severamente vietato vendere e consumare alcolici. I trasgressori saranno arrestati. Grazie. Borsa campione. Hey. L'ultima volta che ti ho visto correre così ti puntavo la pistola alla testa. Perché oggi era diverso. Hai ricoperto d'oro la nostra gente, perciò direi che sei salvo. Ehi, hai visto, Poli? È ubriaco fradicio. È passato barcollando. Ho sentito. La tarantella siciliana, raga. È la tua prima volta all'autodromo? L'anno scorso sentivo il rombo dei motori dal mio appartamento. Non ero fermi mai venuta. Tutti. Cercheranno di mandarci via prima del tramonto, ma tu ignori. Collezionabile. Come andava dopo il lavoretto? Ho rischiato di andare a schiantarmi, ma ce l'abbiamo fatta. Hai per caso visto Poli? È passato 5 minuti fa. Puzzava come se avesse fatto il bagno nel liquore. Non ci sei andato lontano. Grazie, Lucas. Raga, a quanto pare lo troveremo molto allegro. Corsa fantastica, Tommy! Grazie. Amico mio, sto venendo a trovarti. Trova una scusa diversa da non sono alcolizzato, bevo perché ho tanti motivi per festeggiare. Di l'area quando comunicato e di non assumere sostanze illecite. Cerchiamo di non fare come l'anno scorso. Qualcosa mi dice che l'ho trovato. Sei qui, grazie al cielo. Se il tuo amico continua così, chiameranno la polizia. Scusa, ora lo faccio smettere di fare baldoria. Ehi! Quanti ricordi! La mucca fa molla, papera fa quack! Che pezzo fa l'uccello? Non lo so, ma il tizio della sicurezza dice che devi andartene a casa. È uno stronzo quello, non conosce rispetto! Sì, hai ragione, ma anche io penso che dovresti tornare a casa prima di vomitare anche l'anima. Va bene allora, credo. Olè, anche questo mi ricorda molte persone. Effettivamente ho amici strani. O almeno avevo. Sei stato davvero forte, Tom. C'è a guidare, dico. C'avevo ragione. C'avevo ragione quando ti ho trovato. Che ho detto? Che cosa hai detto, Poli? Ho detto che questo qui guida da Dio. Don Salieri, questo è uno che guida da Dio. Eccolo che inizia. Va bene. Qui. Ecco dove siamo. Mi metti in imbarazzo, Tom. Guardati, ora sei perfino una specie di pilota professionista. Abbiamo tutti i nostri... Da quando sei entrato in famiglia sei andato alla grande. Ma finora ti è andata bene, sappilo. E senti, abbiamo evitato le scassature di minchia. Ah, sì? Tu non sai come stanno davvero le cose. Ti chiamano per incontrare il Don e la tua mente inizia a correre. Don, mi ho fatto cose orribili. Ci siamo dentro tutti. Faccio quello che chiede il Don quando vuole lui, proprio come te. Ma sei proprio come me. Non sai quando deve chiudere. Prendi esempio da Sam, che torna a casa da chiunque ci sia ad aspettarlo. Poli, sei ubriaco. Chiudi il becco per il tuo bene. Sì, tieni ragione. Tieni ragione. Tre persone dicono la verità. Ho voglia di farmi una ragazza. Ah, hai chiesto la persona sbagliata. Ho detto portami dalle pollastre! Portami al Blue Joe Pix! Non saprei, dovrei portarti a casa. E il ponte! Prende il ponte per l'isola! Portami dalle ragazze, t'ho detto! Portami da quelle dolci fighette! Non saprei, portarti a casa mi sembra più sicuro. Bene, ora sì che ci ragioniamo! Oh, cazzo, devi vedere quelle pupe, Tommy, devi vederle! Non resterò con te a farmi sbranare dai piragna, Poli. Devi deciderti a dirmi dove cazzo andare. Che non ce lo sai? Non lo so. Beh, c'è una cazzo d'insegna blu!
Devi dirmi di più. Ti ho detto che c'è un'insegna blu con su scritto Blue Tropics. E giusto due passi dal porto. Ti pareva? Tu prova a controllare sulla cartina. Comunque, dicevo, ragazzi, ci sono tre persone che dicono la verità. Ubriachi, arrabbiati e bambini. E lui è ubriaco, quindi qualsiasi informazione possiamo avere. E che minchia, a casa? Cioè, mi hai portato a casa? Forse... Cioè... è una buona idea, sì. Sì. Ok, ora... Sogni d'oro, ragazzone. Sto per... Sì. Non in macchina. Oddio. Cioè, non mi sento molto bene. Bene, ragazzi. Eroe di quartiere. Bene, ragazzi, stavo dicendo, direi che anche il quarto video è andato abbastanza bene. Abbiamo riportato il nostro amico leggermente ubriachiello. Era molto allegro, però non diamogli dell'alcolizzato. Diciamo che ha molti motivi per festeggiare. Ok, direi che anche per questa volta può andare bene così. Mi raccomando, ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un bellissimo like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video. Che cosa dirvi di più, ragazzi, se non grazie per il sostegno che mi state dando, perché vedo che i video, piano piano i video stanno iniziando a prendere più visibilità. Ci sono sempre più visual, quindi ragazzi, anche se non lo vedete, vi ho appena dedicato un pugnetto alla spalla. Ragazzi, io vi ringrazio. E cosa dirvi di più se non a un prossimo video. Ciao!